Mister Sandro Puglisi, la grande grinta, ha strillato dal primo fino all'ultimo secondo, vuole inculcare a questa squadra la sua mentalità, che è quella di grinta, velocità, pressing, squadra corta, attaccare sempre e comunque contro qualsiasi squadra, o una selezione di Norcia o la prima della classe in Serie B, in cadetteria. Questo che significa? Che lei è uno che viene dalla, praticamente, dalla gavetta. Vengo dal niente. E quindi ha capito come si fa calcio. Ma guarda, i ragazzi devono sapere una cosa, che noi dobbiamo giocare con qualcosa in più degli altri. Gli altri hanno tutto, hanno i nomi, hanno i cognomi, hanno il blasone. E noi, io dico a loro, non abbiamo niente, dobbiamo conquistarci tutto quello che gli altri hanno. E solamente col sacrificio e il sudore per la maglia possiamo raggiungere obiettivi importanti. Senta mister, anche se questo di oggi era un galoppo e quindi, come si dice sempre in questi casi, non è un test probante, però che tipo di indicazioni ne ha tratto e a questo punto del lavoro, diciamo in questo cantiere aperto, perché ancora non è definitiva l'ossatura, quanti elementi possono idealmente mancare per avere quello che lei ha in testa l'11 da schierare praticamente il 26 di agosto? Beh, diciamo due ci sono e sono assenti e nella fase difensiva, un altro giocatore prenderemo a centrocampo per completare un centrocampo ottimo, ma come numeri ci manca un numero. E poi penso due attaccanti importanti. Adesso valutiamo bene Montaldo come sta, e Albadoro. Si è aggiunto anche Garretta, che per me è un attaccante, non è un esterno. Quindi dobbiamo un attimo valutare questo. Però sono molto sorpreso, perché dopo sei giorni vedere una squadra che gioca, che già ha un'idea di gioco e già palleggia e già è aggressiva in avanti, quello che io ho lavorato in questi 5-6 giorni, stiamo forse troppo avanti, infatti sono un po' preoccupato su questo, o se ho troppo bravi loro o non lo so, c'è sta qualcosa che mi sfugge. La squadra ha già assimilato bene i miei concetti di calcio, quindi sono sorpreso in positivo. E un po' preoccupato, perché siamo troppo avanti per il lavoro che dovremmo fare in questo momento. Pensavo di avere più problemi, di avere un po' più. Invece ho visto i tempi di giocata giusti, diciamo, i movimenti giusti, diciamo, le posizioni in campo giusto, anche l'accorciare di tutti e sette i giocatori verso la palla. Mi fa ben sperare. Questi sono lavori che lo trovi dopo due settimane, tre settimane di lavoro. Noi, stando alla prima settimana, già vedere una squadra che si muove così bene e giocano per la squadra e non per il singolo, perché abbiamo anche dei giocatori che sono molto innamorati della palla, e vederli giocare ad oggi a un tocco, a due tocchi, mi fa ben sperare. È calcio d'agosto, la squadra avversaria non esiste, è tutto d'accordo, però io vedo che certi miei principi che gli sto mettendo dal primo giorno, già dalle esercitazioni che facciamo, oggi mi hanno dato una grandissima risposta. Mister, ha sentito i tifosi, alla fine gli applausi, significa che sono d'accordo con quello che la squadra, d'accordo con quello che la squadra ha espresso in campo e con quello che lei adesso qui sta affermando. Purtroppo non sono abituato, non ho mai avuto tifosi, quindi per me è stata una grande emozione. Io mi auguro di portare sempre più gente allo stadio, perché so che Terni è una piazza affamata di calcio e che il tifoso è passionale, ma i tifosi devono sapere che il loro primo tifoso è l'allenatore in campo. Se lo aspettava mister circa 200 persone per la prima uscita? Guarda, lo stavo dicendo col mio staff, io questa gente l'altro anno a Fondi l'ho vista con il Foggia, quindi con la squadra, è tutto dire. Noi avevamo 200 o 250 persone allo stadio la domenica, e vedere in una partita che di significato zero, vedere tanta gente vuol dire che c'è proprio l'amore per questa maglia. Quindi il Ternano, il tifoso Ternano è veramente sanguigno. È quello che io voglio mettere alla mia squadra, questo proprio il sangue gli deve esplodere. Ecco, lei ha detto che la squadra è già avanti, è sorpreso da questo aspetto. Sì. Per il periodo di lavoro? Chiaro, Patron Bandecchi e il presidente Ranucci hanno detto che l'obiettivo immediato sono i playoff.
Quindi questa squadra, mi pare di intuire che secondo voi è già quasi a posto così, mancano solo due o tre elementi di categoria, è giusto oppure comunque manca ulteriormente qualcosina? Guardate, noi stiamo lavorando, io mi sto rendendo conto anche di giocatori che magari pensavo che potevo avere qualche dubbio. E sicuramente la proprietà non mi vuol far mancare niente, sicuramente l'obiettivo che loro hanno, io ho un obiettivo sempre in più di quello che loro pensano, ma non lo dirò mai. Loro è giusto che pensano ai playoff, io penso a qualcosa di migliore dei playoff, perché purtroppo sono un sognatore, ero sognatore quando allenavo in prima categoria e sono un sognatore che oggi qui ho tutto, ho staff, ambiente, tifo, per la prima volta vi ripeto, tifosi che finisce la partita e sento un applauso in una partita amichevole, pensiamo se la Liberati battiamo 3-0 il Perugia che cosa può succedere, quindi ecco, questo è il tutto che mi fa ben sperare. Quello che mancherà ce lo dirà il tempo, da qui alla prima di campionato. Noi lavoreremo per quelli che oggi abbiamo, per me questi sono tutti ragazzi pronti e idonei per un campionato importante di Serie B. Sento molte sciocchezze, a volte che mi mandano dei messaggi, siamo inesperti, il calcio è cambiato, il calcio ci vuole l'amore per la maglia, ci vuole l'ambizione, ma ci vuole il senso di appartenenza. Ecco, io questi ragazzi li voglio far diventare tutti ternani, ma ternani veramente, che per andare via da Terni bisogna tirargli le bombe a mano. Perché voglio giocatori che sono attaccati alla maglia, voglio giocatori che qui hanno il loro futuro presente e chissà, in domani essere anche degli ottimi istruttori per il nostro settore giovanile, che purtroppo, dico purtroppo, ne ha bisogno, perché tante volte vedo allenatori nei settori giovanili, gente che non c'entra niente col calcio. Ecco, questo senso d'appartenenza, se riusciamo a darlo anche ai nostri calciatori per questa maglia, si può dire che noi abbiamo fatto un grandissimo risultato. Ecco, per il settore giovanile come stanno procedendo le cose? Molto bene, c'è un responsabile Paolucci, so che sta molto a contatto col presidente Ranucci, stanno lavorando per portare giovani importanti a Terni, perché sapete benissimo la politica dell'Unicusano è quella di giocatori italiani. Io mi sono un po' sbilanciato, ho detto prendiamo giocatori umbri, se poi ci abbiamo giocatori proprio di Terni è ancora meglio, perché io che ho vinto due campionati nei miei quartieri, quando ho vinto i campionati avevo 9 undicesimi del mio quartiere e vi dico che la domenica in casa non passava nessuno, perché se la sentivano loro quella maglia. Ecco, noi dobbiamo creare questo senso di appartenenza che deve essere forte. In Spagna c'è una squadra che sono tutti giocatori baschi e fanno delle cose eccezionali con dei giocatori che non hanno né nome né cognome e né quantomeno una grandissima carriera, però quando vanno in campo battono Real Madrid e Barcellona. Allora mister, l'abbiamo sentita abbastanza soddisfatta sia dalla piazza Ternana sia dalla squadra. Cosa si aspetta ancora in più da questi ragazzi? È già la Ternana del mister? No, sono preoccupato perché è un principio d'inizio che nelle squadre che ho allenato non ho mai visto così tanta attenzione, così tanta disposizione e disponibilità dei ragazzi nei nuovi metodi sia di allenamento che tematiche di gioco. Ecco, mi fa dopo 6 giorni vedere già che una squadra si sa muovere in campo, sono attenti, riescono a fare quello che uno gli chiede. Credetemi, non è facile quando tu assembli molti giocatori insieme, perché sì, c'è il blocco fondi, però è anche vero che sono in una categoria superiore, hanno delle responsabilità di più. Oggi per la prima volta si sono allenati con 300 persone dove noi eravamo abituati a averli in campionato quando c'erano le partite di cartello, quindi vedere tutto questo entusiasmo intorno a questa squadra. I miei ragazzi mi hanno detto: mister, è un altro mondo giocare con il pubblico, ti aiuta anche nel momento della difficoltà, sai che c'hai la gente che ti soffia sul collo, cosa che era difficile trovare la concentrazione l'altro anno, anche quando eravamo quinti in classifica in campionato e stavamo a 6 punti dalla prima. Quindi loro hanno dato questa sensazione. Anche a me ha fatto molto piacere l'applauso finale per i nostri ragazzi. Io spero che la gente ci stia vicino, perché siamo ragazzi che vogliamo essere e vogliamo entrare nel cuore dei tifosi della Ternana, le cosiddette fere. Ha parlato prima che sta aspettando insomma 2 arrivi o più importanti di giocatori magari, sì, di esperienza. Sì.
Non di esperienza. Sono giocatori funzionali al nostro tipo di gioco. Sicuramente non saranno i grandi nomi che circolano sui giornali, perché io non ho bisogno di fare l'album delle figurine. Io ho bisogno di giocatori che sono funzionali al nostro modo di pensiero, al nostro modo di giocare, ma soprattutto al nostro modo di arrivare a un obiettivo. E questo obiettivo, il presidente si è sbilanciato, è un obiettivo che noi tutti vogliamo realizzare. E quindi non ci può dire nemmeno qualche caratteristica che devono avere principale? Uno che fa gol e uno che li fa fare. Ok. E invece per quanto riguarda il settore giovanile? Sì, il settore giovanile sta un po' all'oscuro, so che il presidente c'è questo responsabile Paolucci, che era un ex giocatore della Ternana, che stanno lavorando, però mi sono un po' fermato perché sono un po' giustamente impegnato per un progetto un pochetto più importante che il settore giovanile, che è la prima squadra, perché poi ruota tutto intorno alla prima squadra. E quindi, però so che il presidente Ranucci è una persona competente, sa scegliere gli uomini, quindi sicuramente avrà fatto le proprie scelte e sicuramente saranno giuste. Verrà prelevato anche qualcuno da primavera oppure verranno lasciati andare? Guardi, vi dico una cosa, ho visionato un ragazzo del 2001 e la prossima settimana lo voglio visionare, perché è un giocatore, me l'hanno detto i miei osservatori, molto bravo, e lo voglio vedere se può far parte del nostro gruppo. Grazie, okay, arrivederci. Grazie, mister. Ciao, ciao.